cari amici del For Shooters, chiede il porto d'armi da difesa perché gira con molti contanti addosso. Il tribunale nega, usi il POS. I fatti, materia diritto delle armi di pubblica sicurezza, l'ambito è quello della richiesta di licenza di porto d'arma per difesa personale e la normativa di riferimento per eccellenza in questo caso è il Regio Decreto 18 giugno 1931 numero 773, il testo unico di leggi di pubblica sicurezza. Tizio, commerciante lodigiano, faceva richiesta di rilascio del porto d'armi di difesa personale al prefetto in quanto, a detta sua, a causa della professione svolta, si trovava a girare spesso con una ingente quantità di denaro contante addosso, consistente negli incassi della sua attività, e che necessariamente si trovava a dover trasportare per poterli poi successivamente versare in banca. Il prefetto però rifiuta detta richiesta. Il motivo? Secondo il prefetto, gli estremi per richiedere un porto d'armi da difesa non c'erano. In sostanza, quindi, secondo l'amministrazione, il fatto che Tizio si trovi a dover spostare una ingente quantità di denaro non rappresenta un valido motivo, che come sappiamo è l'elemento portante dell'autorizzazione a girare armati, per farsi rilasciare un porto d'armi da difesa. Tizio non ci sta, come è giusto che sia, e nel pieno dei propri diritti decide di opporsi alla decisione dell'amministrazione, proponendo così ricorso al TAR. Il TAR però confermerà quanto deciso dall'amministrazione, argomentando addirittura come Tizio potrebbe tranquillamente evitare addirittura di girare con molto denaro contante addosso, udite udite, semplicemente usando di più il POS, quindi in sostanza evitando di accettare la maggior parte dei pagamenti in contanti ed optando per l'uso di denaro telematico. Cosa dice la legge in materia di pagamenti elettronici? Certamente la sentenza di cui al paragrafo precedente ha davvero dell'incredibile. In particolare, ad avviso di chi scrive, vi è oltretutto una valutazione totalmente errata della normativa di riferimento in materia di pagamenti. Sappiamo infatti che dal 30 giugno 2022 è entrato in vigore, con il decreto PNRR 2, l'obbligo per i commercianti e professionisti di accettare da parte del cliente i pagamenti tramite denaro elettronico. Quindi, di fatto, l'obbligo per il commerciante, come nel caso del nostro amico lodigiano, non è ad oggi quello di rifiutare il pagamento in contanti, reato tra l'altro previsto dal codice penale all'articolo 693, ma l'unico obbligo che la legge gli impone è quello di accettare il pagamento in denaro contante ove il cliente lo proponga. Punto e basta. Non esiste nessuna legge che di fatto autorizza un commerciante o professionista ad imporre al cliente di pagare con denaro elettronico a scapito del denaro contante. Quindi non si capisce davvero come debba essere effettivamente poi interpretata questa particolare sentenza del TAR quando dice usi il POS. Immaginatevi la scena, entrate in un pub, bevete una birra e decidete di pagarla con denaro contante. Il titolare si rifiuta di accettare del denaro che certamente è perfettamente valido in Italia e vi dice che vuole solo il bancomat o la carta di credito. Assurdo, non è vero? Noi di For Shooters comunque seguiremo da vicino la vicenda e vi daremo tutti gli aggiornamenti in merito. Restate quindi collegati.